Il Salento, soprattutto d'estate, è una delle mete preferite dai giovani. È così che ci si prepara sin d'ora alla prossima stagione per garantire il divertimento sicuro. Il servizio di Antonio Agnoni. Lidi balneari trasformati in autentiche discoteche a cielo aperto, musica e danza in spiaggia fino a notte fonda. Lo scorso agosto Gallipoli è stata la meta preferita dai giovani di tutta Italia, un'affluenza record che però ha portato con sé anche notevoli disagi. Ma il divertimento notturno, se regolamentato, può essere anche volano di crescita, strumento di sviluppo. E già 10 anni fa, in un certo senso, prevedevo che ci sarebbe stato quello sviluppo sotto l'aspetto dell'intrattenimento che avrebbe superato anche la stessa Riviera Romagnola, e devo dire che il gap è stato raggiunto, addirittura l'abbiamo superato. In passato anche in Versilio e in Romagna hanno vissuto esperienze simili, ma sono comunque riusciti a coniugare divertimento e legalità. Noi facciamo 18 milioni di presenze turistiche e tutti gli anni aspettiamo i rinforzi, che forse arrivano a giugno, poi non arrivano, arrivano a luglio, poi arrivano a agosto. Quindi se non ci fosse sinergia tra prefettura, polizia municipale e forze dell'ordine, quell'equilibrio di sistema che siamo riusciti ad ottenere non ci sarebbe. Anche in Salento è possibile scommettere su questo nuovo segmento turistico, facendo però attenzione ai rischi di infiltrazioni criminali nel settore. Non a caso il 19 ottobre scorso è stato firmato in prefettura un protocollo di legalità per sottoporre a preventiva certificazione antimafia anche le attività stagionali come ristorazione, parcheggi e servizi turistici in genere. Da lì bisogna ripartire, puntando però anche sulla maggiore presenza di forze dell'ordine sul territorio. Certamente il protocollo è una base di partenza, ma certamente non serve da solo ad assicurare che l'attività di intrattenimento, comunque l'attività turistica, si svolga in maniera corretta. Si conclude nel